Parole non sono altro che parole. Gli sponsor e il club più amici di Radio Out vi invitano ad ascoltare Parole con voi e con Giancarlo Guardabassi. Sappiate che se invitate a pranzo Andrea Zevini vi si presenta almeno con 5-6 persone, quindi tenete conto di questo sempre. Ciao Andrea, ben arrivato. Ciao Giancarlo. Pensa tu alle presentazioni, sì, a parte Adele che... Sì, tanto è qui come sempre, diciamo, il mio braccio destro, la mia ombra, quello certo, che ti presento Alessandra, che già la conosci. Certo, ciao Alessandra. Poi adesso ti spieghiamo che insieme abbiamo scritto un libro, poi ne parliamo adesso tra poco. Vado in fila in base a come siamo messi. Poi abbiamo Patrizia, la nostra lettrice. Certo. Piacere. Ciao Patrizia. Buongiorno. Buongiorno Patrizia. Molto felice di conoscerla. Piacere mio. La seguo da quando ero una ragazzina, ecco. E quando lei cantava molto bene. Grazie. E poi abbiamo la mia editrice Rita Angelelli. Ciao Rita. Buongiorno Giancarlo. Ciao. E poi dietro di lei c'è sua figlia Camilla. Ciao Camilla. Ciao. Allora, come vogliamo iniziare? Come voi te? No, dico, siete voi che... Sì, cioè io e Alessandra siamo qui, adesso dopo comunque facciamo intervenire anche gli altri che presentiamo un libro che abbiamo scritto appunto con la casa editrice Le Mezze Lame, e qui abbiamo la nostra editrice Rita, ecco. Che si chiama Proprio Delitto in casa Le Mezze Lame. Le Mezze Lame. In cui abbiamo, diciamo, ucciso, fatto scomparire la nostra editrice. Ecco. È un giallo molto divertente, ecco. Molto ironico, che ecco. Riguardano tutti autori e autrici che erano presenti a una serata che era stata organizzata dal nome 12 piccoli marchigiani in scena. Ah, ecco. E praticamente dove ho conosciuto per la prima volta anche Alessandra. Ecco. Qualche giorno dopo ci è venuto in mente, a seguito di alcuni disguidi che erano successi prima della cena, dopo comunque ve lo sveliamo andando avanti, è venuto fuori questa cosa e ci è venuta l'idea di scrivere questo libro. Bene. Adesso benissimo. Lascio la parola ad Alessandra, se vuole dire qualcos'altro pure a lei. Sì, allora abbiamo esorcizzato un po' un cliché con questo libro, che è quello del rapporto non sempre semplice tra autori ed editori. Uh-huh. E devo dire che la nostra editrice è stata simpaticissima e si è prestata ad essere la vittima di questo delitto in casa Le Mezze Lame. Ecco. Delitto in casa Le Mezze Lame è un giallo chiaramente umoristico, e i personaggi di questo libro siamo anche noi stessi, cioè ci siamo anche io e Andrea. Ecco. Perché durante questo spettacolo da cui nasce l'idea di creare il libro, che è uno spettacolo reale che abbiamo fatto tutti insieme con Rita a Palombina, eravamo 12 autori, e quindi abbiamo pensato che si potesse immaginare un delitto e ci potessero essere dei sospettati e io e Andrea potessimo poi indagare. C'è anche un sostituto procuratore che ha un nome simpatico, si chiama Marco Polo. Ah. Che si rivolgerà poi per una perizia criminologica a un criminologo di fama mondiale che si chiama Giuseppe Garibaldi, quindi veramente è molto molto umoristico questo libro. Poi tra questi autori c'è anche Roberto Ricci, che salutiamo, che è un autore di noir e come primo lavoro fa il parrucchiere, tant'è vero che lo chiamano il parrucchiere del brivido. Ah. Roberto Ricci, in quanto autore di noir, sarà il primo sospettato di questo rapimento e omicidio. Però altre persone avranno un ruolo molto importante, in particolar modo avrà un ruolo importante Maria Grazia Beltrami, la nostra capo editor, che salutiamo. Certo. Che comparirà verso la fine del giallo per sciogliere alcuni degli enigmi che fino a quel momento si erano presentati. E poi c'è uno sfondo un po' magico, occultista, nel senso che c'è una vicenda che riguarda il famoso mago Aleister Crowley e il poeta Fernando Pessoa sullo sfondo di questa storia. Quindi abbiamo messo un po' di... Non siete fatti mancare niente. Non ci siamo fatti mancare niente. Più che in giallo, un mix di colori.
Bene, bene, una bella insieme di trovate di idee, bravi. Sì, ne abbiamo sempre. Anche altri, anticipiamo già che prossimamente scriveremo il seguito. Ah, ecco. E un altro ancora. Ci sarà un altro delitto. Uno o due libri. Ci sarà un altro delitto. Ah, ecco. Bene, non ce ne basta uno. bene. E che fate? Ci fate ascoltare qualcosa? Non so, qualche. Sì, infatti, quando noi andiamo in giro a presentare questi libri, adesso poi dopo comunque abbiamo qui Patrizia, che lei insieme a suo marito, diciamo, danno voce ai protagonisti dei nostri libri, con le storie che si intrecciano tra loro. Ah, ecco. Adesso lascio appunto la parola a Patrizia, poi. Vai, Patrizia. Tutto per te il microfono. Buongiorno, grazie a tutti. Vogliamo scegliere magari un pezzettino da leggere? Sì, di quello d'altra volta magari. Aspetta, però lì sono tante voci. Troppe voci. Allora, leggiamo l'incipit. Aspetta che te lo prendo. Senza. Eccolo qua, antefatto. A te. Su una spiaggia del lungomare di Palombina, a metà strada tra Torrette di Ancona e il confine di Falconara Marittima, dove allora si trovava lo stabilimento balneare Maracas Café, quel giorno accadde qualcosa di sconvolgente che nessuno avrebbe potuto prevedere. Era la fine di giugno e faceva caldo. Al largo delle imbarcazioni solcavano il mare calmo, che pareva invitare a immergersi in quelle acque limpide e trasparenti. Alcune persone se ne stavano tranquille sui loro lettini, crogiolandosi al sole. I bambini giocavano felici sulla sabbia dorata. I Vucumprà camminavano avanti e indietro lungo il bagnasciuga della spiaggia libera, invitando i bagnanti ad acquistare le loro mercanzie. I più risoluti zigzagavano tra gli ombrelloni dello stabilimento balneare. C'erano però alcuni soggetti vestiti di tutto punto, tanto da sembrare strani al luogo in cui si trovavano. Erano lì per uno spettacolo unico nel suo genere, battezzato da chi l'aveva ideato con il titolo 12 piccoli marchigiani in scena. Su un palco si sarebbero esibite 12 persone, 4 uomini e 8 donne, che avevano in comune l'essere autori e autrici della stessa casa editrice, la famosa Le Mezzelane Casa Editrice, il cui direttore editoriale era la signora Rita Angelelli. La signora avrebbe partecipato all'evento al posto di uno degli autori, che aveva dato forfè all'ultimo minuto a causa di un impegno improvviso. Per quell'occasione ogni autore si sarebbe trasformato in attore e avrebbe recitato una parte, in modo che il pubblico potesse fare la conoscenza di uno dei personaggi del proprio libro. L'idea era buona, la fattibilità un po' meno, perché i partecipanti dell'attore avevano ben poco. Il regista Luca Guerini aveva scritto il copione e le battute destinati a ogni singolo scrittore e attore e aveva speso con ciascuno di loro una mezz'ora per fare le prove, ma più volte aveva dovuto criticare intonazione e mimica, scuotendo la testa come per dire: ma chi me l'ha fatto fare? Oltre che a non saper recitare, questo non conosce nemmeno la dizione. In ogni caso, come Dio volle, le rappresentazioni giunse al termine, ma per tutta una serie di contrattempi e fraintendimenti relativi alla presenza o meno di ciascun autore alla cena organizzata dai gestori dello stabilimento, nacque un vero e proprio caos. Insulti e litigi veri e propri che finivano per coinvolgere buona parte dei presenti e rispettivi amici e familiari a seguito. Finalmente la situazione sembrò tornare alla normalità e i convitati poterono sedersi a tavola, parlando del più e del meno in attesa che venisse servita la cena. A quel punto si accorsero che la signora Angelelli era scomparsa. Il titolare dello stabilimento si avvicinò alla tavolata degli ospiti, che intanto avevano perso la loro allegria, e con un certo timore e in viso un'espressione afflitta che creava un contrasto ridicolo con la sua fisionomia da mangiafuoco, balbettando, spiegò di aver trovato vicino alla porta della cucina un paio di scarpe sporche di sangue, intorno alle quali si allargava una piccola puzza vermiglia. «Qualcuno deve venire a controllare se queste scarpe sono quelle del vostro capo», concluse l'omone.
si alzarono di scatto come un solo uomo e seguirono il titolare fino al punto del ritrovamento. Increduli, con gli occhi sbarrati, riconobbero le scarpe della loro editrice, le stesse che per tutta l'esibizione la donna aveva tenuto in mano per caratterizzare il personaggio che interpretava. «Sì, sono di Rita, le riconosco, sono le sue!» esclamò Concetta Colussi, una delle autrici, dando voce al pensiero dei suoi colleghi. «Non toccate nulla, ho già chiamato la polizia, tra poco saranno qui», disse allora il titolare. «Dove sarà finita Rita? Perché ha lasciato lì le sue scarpe? E soprattutto, perché sono insanguinate? Chissà cosa le è successo. Mistero». Questi, a grandi linee, i pensieri dei preoccupati autori. Brava, bravissima. Ottima, ottima lettura. Scusate. Mi è rimasta una briciola della colazione. Roba da pazzi. Prego, prego, proseguite. E qui pure. Mistero si infittisce, appunto. E adesso, appunto, lasciamo la parola a Rita, visto che è qui tra di noi. Certo. E adesso dirà qualcosa anche lei. Vai, Rita. Beh, diciamo che quando io ho letto questo, in anteprima, questo racconto, breve romanzo, ho pianto da ridere, perché ci sono diverse scene molto divertenti e io, conoscendo tutti gli autori, ho apprezzato moltissimo la loro scrittura, che era caricaturale, ovvero hanno calcato un po' la mano sulle caratteristiche dei personaggi, ma soprattutto sulle caratteristiche degli autori stessi e dei generi di scrittura che loro scrivono. Per cui ci sono degli autori, per esempio il principale sospettato, che è Roberto Ricci, che ha scritto per noi Nero Corvino, che è una raccolta di racconti horror noir thriller, che praticamente ha delle abitudini un po' particolari, ovvero lui scrive davanti al cimitero di Tavernelle perché le anime gli parlano. Ha in casa e nel negozio, perché lui è anche soprannominato il parrucchiere del brivido, visto che di mestiere fa il parrucchiere per donna, e quindi sia nel negozio che a casa ci sono degli arredamenti abbastanza particolari e macabri. Anche all'interno della macchina vengono rinvenuti degli oggetti abbastanza particolari, come forbici insanguinate, teschi, capelli bianchi, eccetera eccetera, e lui quindi è il principale sospettato. Poi niente, hanno parlato anche di tanti altri autori, per esempio c'è la Concetta Colussi, che è una astrologa e quindi ha delle tendenze abbastanza particolari a analizzare dei fatti. Poi è vero, ci sono loro due. Poi c'è Alessandra Montani, che è una scrittrice, una ragazza che scrive per racconti per ragazzi e romanzi per ragazzi e per bambini, e quindi questa è la sua caratteristica, loro l'hanno evidenziata come una signora preoccupata del fatto, e quindi molto insomma, ha degli scatti emotivi, no, particolari. Poi c'è Alessandra Buschi, che è una delle nostre editor tra le altre cose, ma è anche una poetessa, per cui lei ha un atteggiamento abbastanza poetico su tutte le cose. C'è Marianna Mastrodonato, che ha scritto per noi il 29 settembre un noir, anche quello, e anche lei è abbastanza emotiva, per cui ha degli atteggiamenti un pochino così sopra le righe a livello emotivo. Poi adesso non mi viene in mente nessuna. C'è Oscar Sartarelli ha scritto per noi Aspettando il raggio verde, un altro giallo, e lui è un uomo in realtà di solito molto
molto affabile, molto divertente anche quando parla, e lì effettivamente loro lo hanno caricato un pochetto di questa cosa, e quindi prende un po' in giro la Colussi, che guarda l'aspetto attraverso le stelle, adesso non mi viene in mente nessun altro, però insomma ci sono tutti questi personaggi che analizzano il fatto, sono un po' preoccupati per questa mia scomparsa, però ancora sono qui, grazie al cielo, anche se qualcuno mi vorrebbe morta veramente, però vabbè. E quindi niente, io sono molto molto soddisfatta di questo romanzo, e lo porteremo avanti a presentare in diversi posti. Adesso per esempio sabato saremo a Civitanova Marche all'interno del circuito Carta Canta Festival, e poi faremo altre presentazioni sia da gennaio in poi, perché comunque poi c'è il Natale. Per il momento non ho altro da dire. Se posso. E adesso aspettiamo gli introiti delle vendite. Ma quelli speriamo che ci siano, perché se no come si fa? Certo. Bene. Sì, giusto prima mi diceva questa nostra amica Iole di Ostia, mi pare, che lei ne aveva ordinato. Già a suo tempo ne aveva ordinato uno di libri. Arriverà. Ecco, voleva appunto sapere com'è. Dico, tu aspetta, vedrai che. Sì, se no in caso mi fai sapere, in caso proviamo in qualche modo a farglielo. Se non arriva, sì. Sì, ha fatto l'ordine dal nostro sito, il titolo. Non lo so in che forma lo aveva. Ordinato, se ci sta ascoltando, se ce lo vuole far sapere, così lo sappiamo. Che l'aveva ordinato l'altra volta che tu avevi rivenuto. Capito. Sì, tanto se non gli arriva. Tra l'altro nel negozio online delle Mezze Lane fino al 30 novembre c'è una promozione eccezionale, uh-huh, della quale si può usufruire, 10 libri a soli 50 euro. Quindi ci si può veramente sbizzarrire, perché il catalogo della nostra casa editrice è veramente molto vasto. Sì. Ecco. Oltre 200 testi di vario genere. Bene, benissimo. E quindi ecco, c'è anche questa possibilità di operazione risparmio. Quindi esatto, un buon regalo di Natale, gli ultimi, no? Giorni, sì, proprio. Sì. Ecco, regalate libri per Natale, regalate libri, come vedete, tra l'altro questi qua che vi costerebbero 5 euro l'uno, mi pare circa, no? Sì. 10 a 50. Sì. Hai detto, no? Mi pare. Ah sì, con la promozione. Con la promozione. 10 libri a 50 euro. Sì. Ecco, altro che il Black Friday. Ecco, infatti. Le Mezze Lane abbiamo. E quindi per Natale ottimo regalo, regalare un libro ad amici, parenti, famiglia, è una cosa molto molto bella, è molto utile, molto carina, e come vedete anche non molto costosa in questo, no, infatti, caso. 5 euro un libro, infatti, sapendo che uno nuovo ne costa anche 10, 15, certo, se non qualcosa di più anche. Certo. Più spese di spedizione se ci sono, da tanti siti pure che le fanno. E come no. Quindi approfittate dell'occasione. E come no, certo. Bene. Poi dove andiamo a parare? Cosa possiamo dire di più? Se posso dire una cosa io, sì. Allora intanto in questo nostro giallo c'è tutta una parte processuale che abbiamo, quindi ci sarà un processo, ci sarà un sospettato. Il maggiordomo, insomma, della situazione. Sì, diciamo il maggiordomo della situazione, un po' un maggiordomo molto particolare. Uh-huh. Dunque io faccio l'avvocato, quindi ho, diciamo, inserito queste nozioni, però volevo ringraziare in particolar modo un avvocato penalista che mi ha aiutata, perché io non sono penalista, sono amministrativista, che è l'avvocato Salvatore Sant'Agata, che diventa poi anche un personaggio del libro lui stesso, è stato preziosissimo, insomma, per i consigli e per le consulenze. Voi sappiate che se collaborate in qualche modo con questi qua vi ficcano in un libro. Come Alessandro non hanno via di scampo. Esatto. Ah, ecco, e quindi anche salutiamo, sì, questo avvocato Sant'Agata, sì. Invece un particolare, cioè, visto che ci sono dentro diversi autori, abbiamo realizzato anche con la complicità della stessa editrice
tra virgolette, ho sequestrato alcuni autori e autrici a fare dei video che abbiamo montato per il book trailer che si trova anche su YouTube. Ah, ecco. In cui ognuno ha fatto una sua parte, ha mandato un video, io l'ho montato, è venuta fuori questa cosa divertente, tra cui anche Rita stessa è stata coinvolta. Ah, certo. Però non gli ho detto che a sua, lo sapeva solo Alessandra, ha coinvolto appunto questa capo editor tedesca, Maria Grazia Beltrami, in cui io ho mandato delle parole da leggere, lei tempo di record della sera stessa mi ha mandato il video, è stata simpaticissima, Rita l'ha visto a prodotto finito, e io ho tenuto nascosto tutto, io ho detto solo c'è una ciliegina sulla torta, gli ho detto, e quando l'ha vista ha detto ha riso come una matta. Sì, è vero, no, è stato divertentissimo anche partecipare al book trailer, mi ha detto fai questa cosa, io ho cominciato praticamente il book trailer, inizia con me, con una scena abbastanza particolare che abbiamo girato sotto un albero insieme al mio coautore Antonio Lucarini, perché lui scrive con me diversi noir, e ne abbiamo fatta una, quella è andata e quella è rimasta, perché non volevo fare altre cose, è venuta abbastanza bene, mi sono sentita un attimino ridicola, però vabbè, sto anche a queste cose. Quello che posso aggiungere, però, diciamo, non su questo testo, è che noi facciamo anche tantissime altre cose a livello sociale, ovvero, perché è interessante, no? Percorrere un pochettino la nostra vita, che noi siamo nati a giugno del 2016, quindi siamo abbastanza giovani, e abbiamo già dall'inizio detto che volevamo occuparci del sociale, quindi abbiamo iniziato con un concorso che si occupa di violenza di genere, giunto quest'anno al quarto anno, dove gli introiti vanno all'associazione Artemisia che si occupa di questi problemi. Ecco. Abbiamo ricostruito la biblioteca di Pieve Torina, che era andata distrutta nel terremoto del 2017, con 3.500 volumi. Quindi abbiamo fatto una raccolta fondi, abbiamo preso dei libri che ci hanno regalato diversi autori, ma non solo autori, anche lettori, che non, libri magari che non volevano tenere più a casa, e quindi li abbiamo portati a Pieve Torina. E adesso ci stiamo occupando di bullismo e disturbi alimentari. Abbiamo appena pubblicato un'antologia che si chiama Non è colpa tua, dove c'è una prefazione che parla di questi due argomenti, scritta da me, e poi ci sono 5 racconti, tra cui c'è anche un racconto di Andrea Ansevini, e 5 racconti che sono tutti molto belli ed emozionanti, che trattano questi due problemi, uno solo o tutti e due insieme. Quindi vi invito a leggere questi racconti, perché, e a portare questo libro nelle scuole, perché comunque in Italia ancora non è molto sentito il problema del bullismo, mentre io ho fatto delle ricerche sugli Stati Uniti e Gran Bretagna, all'estero questo problema è molto più sentito. Quindi ho voluto riportare un po' l'esperienza estera per poterla portare sul nostro territorio, e insomma portare avanti anche questa che tra virgolette campagna, per questi problemi. No, un'ottima iniziativa questa, mi sembra, veramente. Niente, vuoi aggiungere qualcosa? Io vorrei aggiungere. Sì. Scusate, vieni. Vorrei aggiungere una cosa. Rita Angelelli, oltre che essere un'ottima editrice, perché fare l'editore è un mestiere molto complicato, bisogna leggere testi, scegliere, decidere, decidere anche una linea editoriale, è anche un'ottima scrittrice. Io personalmente ho fatto letture ed eventi sui suoi scritti sulla violenza contro la donna e sulla violenza in genere, perché Rita ha scritto anche di violenza psicologica nei confronti dell'uomo, quindi è una persona che è molto imparziale nel suo modo di vedere le cose, di vedere la violenza. Rita ha scritto un libro che mi ha colpito moltissimo, che si intitola Salve amici della notte, sono Porzia Romano, e proprio in questa sede radiofonica di questa radio famosissima che ascoltavamo già dai primi anni 70, si tratta proprio, ecco, in questa sede voglio dire che questo racconto si basa sul colloquio notturno di un'anonima viaggiatrice con una conduttrice radiofonica
di cui poi non voglio molto parlare perché bisogna leggere il libro. Ecco. E questa anonima svela i suoi segreti, il suo essere donna traumatizzata e mutilata fisicamente e moralmente da una serie di interventi che le hanno tolto anche la femminilità. Mm-hmm. È una donna colpita da un male importante e leggendo questo libro, che è un libro abbastanza corto ma molto significativo, a noi lettori è venuto in mente di trarne un radiodramma, cioè una specie di radiodramma, nel senso uno spettacolo dell'essenziale, uh-huh, che noi chiamiamo teatro in voce e che si compone di 5 spettacoli quest'anno per la stagione dell'Auditorium Marini di Falconara Marittima, che è un piccolo teatro. Uh-huh. E Rita subito ha accettato la mia idea di scrivere un copione cambiando il titolo: Salve amici della notte, sono Tullio Romano, perché il conduttore radiofonico sarà un uomo, che forse è anche più lontano dal modo di sentire apparentemente di una donna che confessa il proprio malessere e il proprio mal vissuto, perché in effetti è stata oggetto di varie ingiustizie che hanno segnato il corpo e l'anima. Ecco. Quindi segnalo questo dramma di Rita Angelelli, che è sia in forma di libro che in forma di copione teatrale. Noi lo rappresenteremo ancora, la data non ci è stata confermata dal comune di Falconara Marittima, lo rappresenteremo con questo teatro dell'essenziale in cui ci sono solo le voci e musiche di contorno. È un teatro dell'invisibile, diciamo, è come accendere la radio come quando eravamo piccoli e ascoltavamo un radiodramma o una commedia alla radio. Quindi che è a sipario chiuso. Ah, sì, le figure si vedono, ma vestiti di nero, con la sola luce che piove sul testo da leggere, ecco. Non è un teatro imparato a memoria, è una lettura che è molto più difficile, sì, da rendere, perché non avendo la mimica corporea, certo, non avendo un confronto con un attore che ti dà la battuta, sì, la mossetta accomodante, certo, posso dire una parola forte, anche un po' ruffiana, certo, la lettura teatrale è molto complessa e va studiata molto bene, sì, perché deve portare l'ascoltatore dentro la storia, gliela deve far vedere. Io dico sempre, è come far vedere, devo far vedere un film che è solo scritto. Esatto. Quindi ecco, un plauso a Rita, che si è occupata anche di questo. Giusto. Non solo di problemi ora dettati dal disagio, in genere un disagio giovanile, disagio legato all'anoressia, alla bulimia, al bullismo, alla violenza verbale e psicologica, ma anche a questi problemi sociali che riguardano, tant'è vero che inviteremo un'associazione di Falconara che si intitola Noi Come Prima, che è un'associazione molto datata, ormai trentennale, sì, che si occupa di donne mastectomizzate. Ah, ecco. Ecco. Sì, bello, bello tutto, diciamo, questo. Che il testo, aggiungo solo due cose, che il testo è una denuncia alla mala sanità, ecco, della quale fortunatamente ho avuto tra virgolette una vittoria, perché con un avvocato del tribunale del malato sono riuscita a vincere la causa contro l'ospedale di Ancona. Ecco. Lo dico chiaro e tondo, insomma, bello, anche perché bello. Poi sul testo c'è scritto, quindi non nascondo nulla, non ci sono i nomi ovviamente dei medici, ma nemmeno dell'avvocato, però insomma l'ospedale incriminato è quello di Ancona. È quello di Ancona. Sì. Bene, bene, bene. Molto, molto, tutte cose, attività, iniziative veramente molto, molto interessanti. E vorrei chiedere anzi alla cara Rita cosa pensa di questa faccenda di cui si è parlato ieri durante la giornata dedicata alla violenza contro le donne, no?
e alla giornata per la donna. E cosa pensa di queste iniziative che si stanno prendendo per far cambiare all'uomo le sue tendenze aggressive, eccetera? Ma io non ci credo affatto. Comunque, sentiamo che ne pensa lei. Mi trova d'accordissimo. Diciamo che io, cioè, occuparsi di violenza di genere per me è un, è una cosa molto importante, perché le donne non, ovviamente non vanno maltrattate, ma nemmeno gli uomini, nemmeno i bambini. Però occuparsi di queste cose un giorno solo, ovvero il 25 novembre, non basta. Certo. Dobbiamo dire che tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno dovremmo occuparci di queste cose. Purtroppo alcuni uomini non hanno la capacità oppure la voglia di occuparsene, e soprattutto quelli che stanno al governo, secondo me, non fanno iniziative, non prendono iniziative, non fanno leggi che possano supportare un pochettino queste donne vessate, e quindi non risolveremo mai il problema. Mi dispiace doverlo dire, noi nel nostro piccolo facciamo qualcosa, ma non basta nemmeno quello. Bisogna assolutamente che gli uomini, prima di tutto, si mettano nella testa che le donne vanno trattate nella stessa maniera in cui vengono trattati loro. Le donne possono fare gli stessi mestieri che fanno gli uomini, hanno le stesse capacità, forse anche maggiori qualche volta, e quindi anche la violenza psicologica sul lavoro, il mobbing e quelle cose lì non vanno bene assolutamente. Quindi credo che penso che lei sia d'accordo che il problema maggiore non è tanto quello dell'aprire a tutte le donne le possibilità di lavoro, di carriera, di politica, su quello credo che molti uomini siano d'accordo. Il problema sorge quando nasce il rapporto cosiddetto d'amore, che l'amore non è evidentemente, che scatena la possessività, il senso possessivo di questa gente, per cui anche quell'uomo che a livello politico, a livello di attività pubblica eccetera, sostiene magari l'uguaglianza della donna, poi credo che nel rapporto personale con la donna si scateni nel suo senso di appropriazione, di sopruso eccetera. Questo credo che sia il momento di quello che chiamano amore, che non ha nulla di amore, insomma. Assolutamente, no? Assolutamente. Però è un problema gravissimo questo, perché io non credo che riguardi poca gente, credo che ne riguardi veramente tanta, perché anche quegli uomini che apparentemente, non so, se mi dicessero quel dato politico che vedo tutti i giorni, poi a casa pia bastonate la moglie, per me potrebbe essere benissimo, insomma, no? Perché poi nel rapporto privato succedono, si scatenano i più bassi istinti. È proprio nel privato che c'è soprattutto sì. questo problema, e soprattutto il problema avviene con persone che hanno studiato e quindi che sono certo. abbastanza in grado di analizzare la situazione, e in certo. quel momento lì, quando scaturisce questo possesso, la gelosia e tante altre cose, invece diventano poi degli animali, anche se gli animali certo. sono migliori degli uomini. Io tengo sempre questo. Io però volevo, siccome io scrivo anche poesie sì. e ho scritto un'intera silloge che si chiama Ceramica a Capodanno, che parla di una storia d'amore di una donna e di un uomo, ovviamente, che nasce come una bellissima storia d'amore e non finisce male, ma finisce con una rinascita e con un altro uomo, e dove vengono analizzate tutti i vari stati d'animo di questa donna che viene picchiata, viene maltrattata, viene rinchiusa in casa. E ultimamente ho scritto un'altra poesia che, se Patrizia la vuole leggere, perché l'ho ripubblicata proprio ieri, perché mi voglio tenermi un attimino distaccata da tutto il trend che c'è sui social. Ecco. Ovvero, solo ieri abbiamo parlato della violenza delle donne, però questa poesia ce l'avevo così a cuore che l'ho ricondivisa, e quindi mi piacerebbe che Patrizia la leggesse, perché bene. È una
Benissimo, sentiamo. La poesia si intitola Stupro. La leggo per la prima volta, quindi perdonate se farò qualche errore. Benissimo. È il verso di un animale quando sa di aver perso contro il cacciatore. È lo sguardo del pesce quando guarda il pescatore. Sono gli uccelli che scappano da una foresta mangiata dal fuoco. È come aggrapparsi ai confini del mondo e sapere che nessuno verrà a salvarti. È troppo facile chiamarlo stupro. Chiamalo invece come il suono orribile di una pallottola che squarcia la carne. Chiamalo come l'ultimo respiro di un pesce prima che un coltello gli tagli la pancia. Chiamalo come la perdita di un passerotto per una madre che non può salvarlo dalle fiamme. Oppure chiamalo stupro, se vuoi. Poi prova, uomo, a rimanere sospeso sul bordo di una scogliera e sentire le dita che a una perdono l'appiglio. Bravo, bello, bellissimo. Questa è una delle... Complimenti all'autrice, complimenti alla lettrice. Grazie. Che nonostante la leggesse per la prima volta, l'ha letta molto bene. Però torniamo su Andrea e Alessandra e sì. Facciamo parlare loro, perché sennò ho monopolizzato la situazione. È bene, l'editrice ci anche. No, figurati, ci mancherebbe, anzi, ci ha fatto piacere ascoltare certo. Questa bellissima poesia. Molto bella, profonda, significativa. Sì. Grazie, grazie, grazie. Sono un po' emozionato adesso in questo momento. No, Andrea, volevo aggiungere qualcosa su Delitto in casa nei Mezzelane, perché insomma ci è piaciuto così tanto che qualche altra cosa ai lettori dobbiamo dirgli, perlomeno per farglielo acquistare e leggerlo. Che si può dire, tanto, cioè qualcosa abbiamo detto prima, adesso altre cose che possiamo dire, sì, che chi più chi meno, come ha detto anche Alessandra, siamo tutti coinvolti. E diciamo io e Alessandra abbiamo una svolta, che prendiamo parte anche a delle indagini, noi possiamo dire questo. Ecco. Sì. Lei che conosce appunto il procuratore Sant'Agata, e tramite questo procuratore. Il procuratore Polo è stato Sant'Agata. E Sant'Agata, esatto, tramite queste conoscenze, diciamo noi pure stessi, io mi faccio coinvolgere da lei, che gli chiedo se posso prendere parte alle indagini. Perché visto che sono sempre curioso così, come sono fatto in realtà, ecco. Ci sono messo anche dal vero. Certo. E praticamente. Un altro particolare che possiamo dire è che c'è un colpo di scena, che c'è un suicidio di una persona. Ecco. Diciamo questa cosa, che gli scombinano le carte che sono in gioco al momento stesso. Ah, e dopodiché si riparte per ricostruire quello che è successo veramente. Però questo suicidio, non posso dire a cos'è dovuto. Ecco, certo. Per non svelare più di tanto. Non so se Alessandra gli viene in mente altro. Diciamo che c'è una leggenda che fa anche un po' da sfondo a questa storia. Ed è una leggenda che in realtà si svolge sulla costa atlantica del Portogallo, in una località che si chiama Bocca dell'Inferno. La Bocca dell'Inferno è una scogliera particolarmente alta che ha una conformazione tale per cui nel momento in cui si infrangono le onde si sentono come dei lamenti, come degli urli, per questo si chiama Bocca dell'Inferno, perché sembra di sentire gli urli delle anime dannate. Questo luogo era particolarmente... Ma esiste questo? Questo luogo esiste davvero e in questo luogo il 25 settembre del 1930 si svolse un evento molto particolare che ha a che fare con l'occultista Aleister Crowley che abbiamo menzionato in precedenza. E quindi questa leggenda che si è ambientata in Portogallo e poi una parte della storia che si svolge in Germania
prendono una piega, come dire, un po' magica ad un certo punto. Chiaramente sia il principale sospettato, Roberto Ricci, sia tutti gli altri autori sono assolutamente ignari di questa, diciamo, di questo filo magico sottile che lega in qualche modo la capo editor alla nostra direttrice editoriale e a questo personaggio del passato, che tra l'altro è un personaggio molto famoso. Aleister Crowley viene definito il più grande mago di tutti i tempi, è un personaggio che viene anche molto, molto spesso citato, ripreso da tanti artisti, che diciamo nella prima parte della sua vita ha compiuto opere particolarmente meritorie, come quella della diffusione degli insegnamenti della scuola The Golden Dawn e quindi di conseguenza anche dei principi ermetici. Poi nella seconda parte della sua vita è partito un po' per la tangente, ha fondato in Sicilia questa abbazia di Telema, nella quale insomma ha un po' esagerato, diciamo, e quindi lo ricordiamo per l'opera di ricerca e per l'opera letteraria più che per questa seconda parte della sua vita, e l'abbiamo anche lui inserito nel nostro libro. Ecco. Adesso non c'è più lui in vita. Beh, no, è una cosa. Sì, parliamo dei primissimi anni del Novecento. Ah, ecco. So, posso dire, non so, una cosa divertente che magari Alessandro, non so se l'ho letto con Rita pure, quando stavo scrivendo appunto questo libro, una sera mi è venuto un flash. Chiamo Alessandra per dire una cosa, siccome Adele è dentro casa, che lei giustamente stava parlando al telefono con un'altra persona, mi metto fuori sul balcone, mi dice: se era una coltellata cosa ne dici? Oppure se gli spacco una sedia addosso, qualcosa così. E c'è il vicino di casa che mi guardava un po' male finché parlavo al telefono. Entro dentro casa, Adele nel frattempo ha finito a parlare al telefono, gli passa il cane avanti, si inciampa e fa un urlo. La mattina successiva esco per andare al lavoro, il vicino mi guarda con gli occhi sgranati. Gli ho detto: no, non ti preoccupare, non ho fatto niente, stavo parlando con una mia amica che stiamo scrivendo un libro, niente di preoccupante. Io già pensavo che te sfogavi. Sì, che mi sentivo a parlare di questo particolare. Senti su Adele. Eh sì, infatti, pensavo che lo si fa fuori Adele. Che poi nel libro, infatti, anche Adele è stata coinvolta. Certo. Che c'ha a che fare con la, sì, diciamo, sì, presunta scomparsa o morte di Rita. Ecco. In cui trovano, diciamo sulla stampella trovano una macchia sospetta di sangue. Ah, ecco. E verrà indagata anche lei. E verrà portata anche in questura. Ah, bene, bene. Quindi i ringraziamenti che faccio io al posto vostro alla fine del libro, tutto sommato, avevano previsto anche questa faccenda del vicino da cui prendevate voi ispirazione, ma anche il vicino che prende un attimino le distanze da voi perché fate queste cose. Potremmo pensare di inserirlo nel prossimo racconto, questo vicino, ecco, come personaggio, giusto per risarcirlo dello spavento. Risarcirlo, Dio, non lo so se gli fa piacere. No, ma la colpa è mia, perché io dicevo: se do una coltellata così, uno che sente così, siamo dei pazzi scatenati, ecco, certo. Questa è la verità, insomma, ci siamo anche trovati. Sì, infatti, su tante cose, sì, molto. Ci è venuto in mente le stesse idee, più o meno anche scrivere le stesse cose quando abbiamo scritto, ma l'abbiamo scritto solo in 7 incontri, Dio, siamo stati velocissimi. La coppia si dice. Sì, però noi dal punto di vista letterario ci siamo trovati alla grande, appunto. Ci siamo divertiti moltissimo. Lo credo. Vabbè. Dopo che altro, non so, se vogliono parlare Camilla e Adele, se vogliono di qualcosa anche loro, vi lascio il microfono, Quindi, se volete di qualcosa, c'è il microfono a vostra disposizione, volete di qualcosa? Camilla è la titolare delle case editrici, ma si tiene sempre anche lei, poi. Infatti qui, ma si tiene sempre un pochetto in disparte, lei l'accompagna nelle varie uscite letterarie, ecco, a proposito, questa sera ne abbiamo un'altra di uscita ad Ancona letteraria, è un libro sulla storia di Ancona, si intitola Ancon ed è di Stefano Cardellini, lo presenteremo stasera alle 18 alla libreria Focolo di Ancona ed è un bellissimo libro storico e molto movimentato, molto molto bello, con tanti personaggi e tante immagini veramente belle. Bene, quindi, dove avviene questa sera ad Ancona? Dalla libreria Focolo alle ore 18. Ah, ecco, libreria Focolo alle ore 18, benissimo. Sotto gli archi, piazza Garibaldi. Molto, diciamo. Molto, molto bene. Benissimo, benissimo. So, possiamo dare appuntamento per chi è che è curioso di questo libro, che come abbiamo detto all'inizio, possiamo ricordare che il 30 di novembre, proprio adesso questo sabato alle 18, siamo a Civitanova Marche, al Lido Cluana. Che faremo una presentazione. La rassegna di nuovo. Carta canta, giusto? Esatto, sì. La rassegna carta canta. E faremo il bis di questa presentazione, che il primo l'abbiamo fatto adesso questa domenica a Doffagna.
Ecco. Per chi vuole venire, quindi vi aspettiamo questo sabato a Civitanova, al Lido Cluana, ore 18. Ore 18 per la rassegna. E sarà molto divertente perché avremo con noi Patrizia e Marcello che faranno delle letture del libro, ecco. E come attori proprio, perché quindi prenderanno un po' le caratteristiche degli autori e le riporteranno sulle voci, sulle loro voci. Certo. Quindi sarà un incontro molto divertente al quale parteciperanno anche diversi autori nominati nel libro, per cui parleremo anche degli altri libri. Ecco, ecco. Quindi sarà una bella cosa. Venite numerosi? Sì, certamente. Dopo Alessandro invece abbiamo altri impegni andando avanti pure, che siamo pieni zeppi di presentazioni. Lo credo. Oltre lo a questo credo. Anche quello che abbiamo presentato in precedenza, il portone rosso su e oltre la porta mio. Ecco. Che siamo il 5 di dicembre in Ancona, in un pub che si chiama Caffè American in Ancona. Il 7 di dicembre siamo a Porto Potenza Picena all'oratorio, che sta in via Cristoforo Colombo. Bene. E il 14 di dicembre siamo addirittura a Bologna per un firmacopie alla Mondadori in via Massimo D'Azeglio. Però, altri eventi ci saranno il prossimo anno, ma comunque ne abbiamo a volontà. Bene, bene, bravi, 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 ci fa molto piacere tutto questo. Speriamo che i vostri lavori siano sempre più conosciuti e sempre più diffusi. Speriamo. Grazie. Veramente, perché leggere è una bella cosa, infatti. La cultura, sì. Pure, come si dice, ma la cultura non va mai in vacanza, non passa mai di moda. Ma è chiaro, è chiaro. Bene, bene, bene. A questo punto, se voi avete. Qualcun altro vuole dire qualcosa? No, sì, l'ultima cosa proprio, tanto io sono, quando parto. Diciamo che la nostra casa editrice propone autori che sono sconosciuti di più. Questo perché vogliamo distaccarci dalle grandi case editrici che pubblicano solo VIP o autori già famosi, perché vogliamo dare voce agli autori che nelle grandi case editrici voce non avrebbero. Certo. Quindi questo è il nostro punto di partenza. Bene, bene, mi sembra un'ottima linea editoriale. Alessandra, Patrizia, non so, Camilla, volete dire qualcos'altro pure voi? L'unica cosa che io consiglio a chi è giovane e a chi non lo è più tanto è di seguire un corso per imparare a parlare l'italiano. Ah, certo. Il dialetto è una forma di ricchezza e di cultura che non deve sparire, però quando andiamo in un ufficio, quando ci rivolgiamo a qualcuno, se noi ci rivolgiamo in un italiano perfetto, senza accento, senza cadenza, certo, saremo sempre più ascoltati, saremo più autorevoli. Non c'è dubbio. Questo è quello che dice sempre il mio maestro di lettura teatrale, che io ringrazio pubblicamente, il grande Luca Violini, e saluto il mio maestro che è un grande doppiatore, attore e creatore di questa forma di teatro che è il radio teatro. Bene. Da cui noi abbiamo preso spunto e abbiamo creato il teatro in voce. Grazie allora a Luca Violini. E allora anche un saluto a Violini, al maestro. Sì. Bene, io amici vi ringrazio tantissimo di questa vostra visita e di tutte le belle cose. Grazie a te. Grazie a te, che ci avete detto, grazie, che ci avete comunicato. Grazie, grazie veramente. E auguro le migliori cose a tutti quanti. C'è lei che muore di caldo, la vedevo da prima che voleva buttarsi quasi. Aspetta, c'è Adele che vuole ringraziare. Vieni. Sentiamo Adele. Ringrazio tutti della radio e gli ascoltatori che hanno ascoltato il tutto. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie a te, Adele. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie. Buongiorno. Grazie a te, grazie a Andrea, grazie a tutti, grazie a tutti quanti. Grazie. A presto, risentirci. A presto. Al prossimo libro. Al prossimo libro, certamente. Tra un paio di mesi sarà pronto. Benissimo, grazie. Sì. Seguiamo con questi passi. Grazie infinite. Lasciate pure aperta la porta. Prego, no, vai. Ecco qua. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao di nuovo. Piacere averla conosciuta. Piacere mio. Piacere, grazie tanto. Piacere mio. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ciao Andrea, grazie tanto. Ciao.
ciao. Ah, poi mi avevano detto di non dare la mano, vabbè, ma a voi due ve la do. Grazie. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ecco qua.